Allora, anche la nostra posizione ovviamente sarà di contrarietà, anche perché voglio ribadire anch'io che l'atteggiamento non mi piace, perché non è giusto che se vengono poste le domande non si ottengano le risposte. Avevo anche chiesto i motivi dell'urgenza che voi indicate in questo atto e non mi sono state date, e non mi piace neanche che in una delibera, nella parte discorsiva, si parli e si prometta che è un'adozione, perché se voi dite che la volete aprire alle osservazioni, quello è il momento, e poi di fatto invece è un'approvazione. Quindi non lo so, è un atteggiamento che non sembra corretto. E poi voglio aggiungere anche questo, che io ho criticato tantissimo l'amministrazione passata, e chi mi ha seguito lo sa, c'erano tante cose che non mi andavano bene, non corrispondevano al cammino che sarebbe stato più confacente per noi, però non è mai esistito che se si presentavano dei cittadini non si faceva la sospensione del Consiglio Comunale. L'avete fatto anche voi per altri motivi che avete anche etichettato come strumentalizzazione. Qui ci sono dei cittadini che hanno già manifestato la loro contrarietà. Perché non sospenderli? Perché non ascoltarli? Allora, questo sarebbe il cambiamento, perché la città, io lo voglio ribadire ogni volta che ne ho la possibilità, non è di chi vince le elezioni. Chi vince le elezioni deve gestire un territorio, deve anche prendere delle decisioni, ma i cittadini non vanno mai dimenticati, perché il territorio è nostro, è di tutti noi, per cui non si può pensare di tirare a dritto così arando i cittadini che pagano le tasse, che permettono a tutti noi di stare qua, perché in definitiva ce lo pagano loro il gettone e lo stipendio a voi che state lì, e non si può pensare di girarsi dall'altra parte e far finta di niente mentre loro continuano a dire di no. Allora, quei 10 minuti, 15, sarebbero stati sacrosanti da dargli. Noi non possiamo ricordarci, io me ne frego del voto, io me ne sono sempre fregata. Il nostro indirizzo politico non è andare a caccia di voto, come invece è il chiodo fisso di chi siede dentro queste istituzioni. Però lasciami dire, perché sono sempre stata anche rimproverata di essere troppo diretta, non devi dire questo, non devi dire l'altro. Io dico, perché quello che non mi sta bene non è corretto, e non è corretto neanche dal punto di vista normativo, perché le norme sulla trasparenza e la partecipazione ci sono, ragazzi, solo che nessuno le rispetta, e questo è un atteggiamento bruttissimo, bruttissimo e vecchio, che non rappresenta per nulla il cambiamento. Vuol dire replicare, come stiamo replicando, tutti gli atti che sono arrivati in questo Consiglio Comunale. Sono firmati dall'amministrazione precedente e non ci avete messo neanche una penna. Poi, in un parcheggio di questo genere, okay, dove i camion devono parcheggiare e sostare, come fa a non esserci manufatti? Non è previsto un bagno? E quindi cosa diventa? Un cesso a cielo aperto? Per cui un manufatto ci sarà. Allora, siate corretti quando ci dite le cose, e soprattutto rispondete alle domande che vi vengano fatte, perché banalizzare, non rispondere, significa banalizzare la posizione di chi invece dentro qui sta comunque rappresentando i cittadini fuori. Grazie.